7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! 50. È passato al sedile di guida. Ciao Giulia. Allora, come mai questo passaggio? Ovviamente è fatto con il sedile di destra, come mai? No, non l'ho abbandonato, ho fatto una gara con San Giovanni, non l'ho abbandonato, adesso qua mi diverto da. Che differenza c'è tra navigare e pilotare a livello di emozioni? Per me le emozioni sono sempre forti, sia a destra che a sinistra. È una differenza di impegno, perché a destra ci vuole più impegno mentale e a sinistra più impegno fisico. Grazie, applauso a questo equipaggio di classe N2. Programmi, Giulia, programmi per... Giulia, programmi per il 2016? Non lo so, adesso pensiamo a questo. Ok, bocca al lupo. Ecco un altro equipaggio. Leonardo Sappino, Anna Ru, Maiello, Peugeot 100 tenente di classe. Ma te ne spindo? Non sa niente! Non devi spingere! Non devi prendere senza spingerlo! Allora, la prima gara è andata abbastanza bene, la seconda la signorina ha abbassato un po' il tempo di circa 22 secondi, gli ho detto anche di alzare un po' il piede dell'acceleratore perché sta dando un po' troppo, ci sta dando un po' troppo dentro la signorina, e un paio di punti, vabbè, scivolosa, e devo dire che fa un po' a cazzotti con la leva del cambio, quindi diciamo che la leva ancora deve imparare bene a saperla gestire.
sto dicendo una... sto sbagliando, va. Però come l'hai detto? L'importante è abbassare i tempi, tra la prima e la seconda prova li ho abbassati, c'è il navigatore che rompe un po' le scatole, però vabbè, si devono sopportare, sono navigatori, che fai? Ogni tanto mi tocca abbassargli l'interfono così non lo sento. Allora, l'interfono non lo abbasso io, abbiamo messo le gomme da stampo nuove, da super tempone, proprio tempo assoluto, quindi la prossima gara, la prossima prova penso siamo sul tempo assoluto. E volevo dire un attimo alla signorina di andarci un attimo con calma, perché dobbiamo portare la macchina sana e salva, perché il mese prossimo c'è un'altra gara e personalmente la vorrei fare con la mia macchina. Sinistro 5, si è rotto il semiasso.